www.lenzopolli.it, il notariato ha messo a punto il registro volontario dei testamenti. Sì, il registro volontario, con questa parola che si chiama digitalizzazione, che la sentiamo spesso, quindi la possibilità di depositare volontariamente il proprio testamento olografo presso il registro tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato su Nortel, poi vi porto qui il link. Quindi il testamento olografo redatto secondo le norme del Codice Civile, articolo 602, che dice che chi redige un testamento olografo di pugno, quindi carta, penna e calamaio, sottoscritto per intero e datato e firmato dal testatore, quindi è redatto un testamento olografo. Questo strumento permette di depositare digitalmente questo, il testamento, e renderlo possibile nella ricerca e migliorare la conoscibilità di questi documenti. Vi riporto qui il link. Alla prossima!